Serviranno ancora da 10 a 15 giorni per arrivare al completamento definitivo dei lavori di posa del manto in erba sintetica allo stadio Marco Tomaselli, che consentiranno di far tornare pienamente operativa la struttura sportiva di Contrada Pian del Lago. Negli ultimi giorni la Nissa Rugby, che dividerà l'utilizzo dello stadio con la Nissa Calcio, ha comunicato l'insorgere di problemi sul corretto tracciamento delle linee di delimitazione del terreno di gioco. Secondo quanto appreso, l'intarsio delle linee potrebbe creare problemi per l'omologazione di alcune gare internazionali di rugby e per il calcio si rischierebbe di ottenere solo l'autorizzazione a giocare gare fino alla prima categoria. Problemi che però dovrebbero essere tranquillamente aggirati, come ha spiegato l'assessore comunale ai lavori pubblici Marcello Frangiamone, che abbiamo sentito nelle scorse ore, il quale ha anche aggiunto che il terreno di gioco è stato realizzato in modo tale da consentire sia gare di rugby che di calcio. I lavori del rifacimento del manterboso del Tomaselli stanno procedendo secondo quelle che erano le regole dell'appalto. Bisogna anche tenere conto che l'appalto, che è stato il progetto che è stato redatto nell'ottobre del 2021, ha tenuto conto anche di quelli che sono i pareri della Federazione Italiana Rugby e anche della Federazione Italiana Lega Dilettanti. Sono due pareri che danno delle prescrizioni per quanto riguarda la tipologia non solo del manto, che è fondamentale per poter esercitare tutte e due le attività sportive, quindi del manterboso, del sottofondo, ma anche per quanto riguarda le linee che dovranno essere tracciate. Il parere della Lega Nazionale Dilettanti prescrive che le linee intarsiate bianche devono essere esclusive, e quindi senza altre linee intarsiate, affinché il campo sia autorizzato per partite fino alla Serie D. Qualora fossero intarsiate altro genere di linee, il campo non verrebbe omologato, cioè verrebbe omologato fino alla prima categoria. Questa è la prescrizione che ci ha posto la Lega Nazionale Dilettanti, quindi di calcio, fermo restando che le federazioni che si stanno muovendo in questo momento, se ci daranno delle diverse disposizioni, saremo ben contenti di accettarle.